ragazzi e benvenuti in un nuovo Scopriamo insieme le creazioni in resina. Da quanto tempo non ne facevo uno, ragazzi? Oh mio Dio. Allora, come vedete non ho creazioni qua davanti, perché prima di farvi vedere le creazioni voglio farvi vedere, ah beh, intanto le unghie nuove. Buongiorno. Belle corte, qua oggi mi sono tagliata con il cartone della pizza, ma va bene. Molto semplici, corte, carine. Non ne potevo più di averle lunghe lunghe, avevo bisogno di averle corte. Comunque, dicevo, prima di farvi vedere le creazioni voglio farvi vedere, ragazzi, dei glitter che ho anche usato per le creazioni. Ragazzi, sono spettacolari. Erano mesi e mesi che volevo ordinarli da questo sito. Ed eccoli qua. Allora, sono tantissimi, adesso ve li faccio vedere. Questo è il sito, spero che si veda bene. Ok, magari da qua si vede meglio. Io non so come si legge, nel senso, questa è una L Risi, no, non lo so. Comunque, www.lrisi.com, questa è proprio una L, non una I grande. E ragazzi, allora adesso ve li faccio vedere, sono spettacolari. Sono tutti super olografici, guardate che meraviglia. E vi dico, dal vivo questi riflessi olografici colorati rendono molto 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 di più, davvero. Sto guardando proprio nello schermo della fotocamera e non c'è paragone, però purtroppo adesso, si fa quel che si può con la fotocamera. Poi questo mix bellissimo azzurro e argento. Questi hanno dei riflessi un po' bronzati della fotocamera, forse si vede. Questi altri sono sempre azzurro e argento. Mi piacciono i mix con questi colori, direi. Non mi ricordo nemmeno più quale ho ordinato. Questo con questo bellissimo rosa abbastanza fluo. Bellissimi. Ma ragazzi, ho preso solo dei glitter azzurri, in sostanza, va bene. Mi sa che questo... No, sono solo simili, ok, non sono uguali. Poi c'è questo con anche stelline, cuoricini, eccetera. Questi sono bianchi, così vanno bene un po' con tutto. E hanno dei riflessi azzurri, a quanto pare. Oh, guardate, dell'azzurro! Ho qualche problema con l'azzurro, a quanto pare, ultimamente. Bellissimi, sono flakes, tipo, con dei riflessi stupendi. Questo rosa un po' particolare, sì, un rosa un po' scuro, molto carino. Questi li ho presi più che altro perché per Natale io, quando voglio usare dei glitter rossi, ho solo i glitter quelli normalissimi, minuscoli, che si trovano ovunque, fanno un po' schifo. Questi invece sono molto bellini. Poi guardate questi, oddio, questi, guardate che riflessi, cioè sono pazzeschi, bellissimi. Questi qui, fucsia un po' più scuro, con glitter di varie dimensioni. Questi argento olografici, ragazzi, oh mio Dio. Questi sono quelli con i riflessi più belli, oddio no, forse sono questi quelli con i riflessi più belli, non lo so. È una bella gara. Questo è un verde petrolio, tipo, molto belli. E questo è un verde wasabi, mi ricorda il colore dei wasabi, anche questi molto belli con dei riflessi bellissimi. Ragazzi, vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata e adesso vediamo delle creazioni fatte con questi glitter. Bene bene ragazzi, eccoci qui. Allora, la maggior parte di queste creazioni sono più che altro tanti glitter, beh, per ovvie ragioni, mi sono arrivati glitter nuovi, mi sono sbizzarrita. E bene ragazzi, direi che possiamo cominciare. Allora, cominciamo con... questo perché secondo me ho fatto una cavolata, cioè è un pipistrello, io l'ho fatto bianco, perché non lo so, non volevo farlo nero, non volevo farlo del solito colore, però bianco, non lo so. Qualche glitter nero però ce l'ho messo e sono sicura che stonerà con la faccia, perché ha la faccina disegnata ed è nera, e se uscisse sarebbe più facile. Ok, ci sono, la parte bianca dietro non è per niente asciutta, è molto morbidina, infatti qua si sta proprio deformando molto bene. Vediamo com'è. Wow, giuro che questi glitter erano neri. Beh, in teoria erano neri, in pratica a quanto pare hanno dei potenti riflessi verdi e azzurri, perché si vedono solo quelli. Quindi ok, forse è meglio così, perché almeno si distinguono dagli occhi, ad esempio, perché se fossero stati neri non si sarebbero visti gli occhi. Quindi dai, è sicuramente di un colore non normale, ma è carino. E poi questi glitter, guardate che riflessi hanno. Ah sì, giusto, i glitter neri non erano nemmeno tra quelli nuovi, quindi ho fatto vedere l'unica creazione con dei glitter che non c'entrava niente. Fantastico, sono un genio. Devo far asciugare la parte dietro. Anzi, facciamo che lo rimetto nello stampo. Forse è meglio. Allora, questa invece contiene tanti tipi di glitter nuovi. Non potevo non usare un cristallo, ragazzi.
Oh mio Dio, ragazzi. Oddio, no, vabbè. Guardate i riflessi. Non riesco a capire perché la fotocamera non vuole mettere a fuoco le cose con i brillantini oggi. Cioè, guardate, non le mette bene a fuoco. Forse non sa se mettere a fuoco i riflessi o altro, vabbè. È molto, molto carino. Forse ho esagerato, nel senso che non so come farmela vedere, non la mette a fuoco. Nel senso che ho usato sia dei glitter sul rosa che dei glitter sull'azzurro e mescolati insieme, non lo so. Mi aspettavo un effetto più bello, ma è comunque bello. Me lo aspettavo bellissimo, ecco, invece è solo bello. Molto carini. Però sì, questo non è proprio lo stampo adatto per far vedere dei glitter. Gli altri forse lo sono di più. Ad esempio questo, probabilmente mi pentirò della scelta, perché questo stampo, perché l'ho scelto? L'avevo anche ricreato io questo stampo con una creazione, perché questo qui di plastica tirarlo fuori è impossibile senza romperlo tipo, e quindi mi sto chiedendo, ma perché l'hai usato, Erika? Che problemi hai? E va bene, proviamo a tirarlo fuori. Essendo che lo strato di resina dietro è ancora morbido, perché è stato fatto quando è stato fatto quello bianco del pipistrello, sono riuscita a tirarla fuori senza romperla, perché appunto era flessibile, molto bene. E oh ragazzi, questo è pazzesco. Spero che si veda, guardate che belli questi effetti dei glitter. Anzi, adesso accendo la torcia dal cellulare per farvelo vedere. Forse ora con la luce del cellulare sopra rende ancora di più. No, non lo so. Sì, rendeva di più effettivamente. Bello brillantinoso. Per farvelo vedere un po' più da vicino. Molto, molto bellino, sì. E sì, anche questo lo rimetto via, mamma mia. E ragazzi, non mi hanno più mandato da un po' la cristallè, la resina quella che asciuga in fretta, e quindi con la Feel Crystal, quella che asciuga in tempi ben normali, può succedere. Allora, giusto, tiriamo fuori questi perché sono puramente degli eccessi. Ho mischiato insieme un paio di eccessi e li ho messi qui, giusto per non buttarli completamente, ma sono esattamente quello che vedete, degli ossicini. Oh ragazzi, però devo dire che questi qui scuri sono quelli del pipistrello, che hanno riflessi verdi, quindi sono abbinati agli altri, è fantastico, cioè sono eccessi, però sono venuti davvero carini, involontariamente. Sono identici, assolutamente, eccoli qua, molto carini però, molto sperluccicosi, bene bene. Allora, questi qui, vabbè, questo in realtà non l'ho fatto con nuovi glitter, avevo voglia di fare una creazione con il classico pigmento olografico, quello argento. E quindi, wow, bellissimo, adoro. Riusiamo il flash del cellulare. Ecco, con più luce si vedono di più i riflessi olografici. Che meraviglia, adoro, adoro. L'altro invece, con l'altro ho provato a spalmare nello stampo i glitter, quelli color wasabi. E l'effetto è davvero carino. Con la luce sopra si vede di più? Ma mica tanto. No, forse non si vede molto meglio questo. Quello che mi dispiace è che i glitter, per quanto possano sembrare belli dal video, non saranno mai belli come dal vivo, quindi non riesco davvero a farvi capire quanto sono carini. Allora, tiriamo fuori questo piattino. Come vedete ci ho messo 600 tonnellate di glitter. Questo piattino non li sto adorando, cioè non li faccio sempre ultimamente, assolutamente. Che dolore. Ah, mi sono tagliata tipo, che male. Oddio, ma è bellissimo. Allora, i glitter è normale che vadano di solito un pochino più sul fondo, ma quindi hanno fatto questo contorno più intenso di azzurro, è bellissimo. E il resto è più trasparente, però sempre con i glitter. E non l'ho fatto apposta appunto, perché cioè, è semplicemente la gravità. Però è bellissimo ragazzi, meraviglioso. Ecco qui si vuole il flash. Rende di più? Mica tanto. No vabbè ragazzi, da vivo è uno spettacolo, veramente dei riflessi meravigliosi, giuro. Poi rimangono questi due, questo secondo me sarà ancora più bello, quindi lo lascio per ultimo, anche se di solito lascio per ultime le creazioni con gli stickers. Allora, vediamo un po' queste come sono venute. Ho un po' paura, infatti è molto carina, però questo sticker... Ma perché fanno gli sticker con lo sfondo semitrasparente? Ma fateli con colori più intensi, sennò se si attacca su qualcosa che non è perfettamente bianco non si vede. E quindi niente, è abbastanza semplice. Si vede un po' poco purtroppo l'uccellino, ogni tanto io tiro fuori il flash del cellulare. Però non è male. Più che altro ho fatto il colore dello sfondo che è troppo simile a quello dei glitter, e quindi i glitter si vedono pochissimo. Ok, questo invece come vedete non è assolutamente un pugno nell'occhio, come poi anche questo, questi glitter pugno nell'occhio sono bellissimi. Ma oh mio Dio, anche lo sticker lo è un po', quindi vediamo. Ok,
Oh mio Dio, ragazzi. Sì, è tutto molto appariscente. E come vedete, spero che si veda, nello sfondo, oltre a questi glitter rosa, ne ho messo qualcuno a cuore nero per stare abbinato con il cigno. Ma ecco, in questo penso che va bene, dal vivo si vedono lo stesso di più, ma anche qui i riflessi, wow, proprio wow. Molto molto bellino. Ora rimane questo. Oh mio Dio, quanti glitter ho usato per questo, mi sento un po' male. E alcuni si staccano, no, non si staccano, sono immersi nella resina tipo per un decimo e vabbè, tiriamolo fuori ragazzi, secondo me è bellissimo questo cristallo. Allora sì, molto carino, ma dovevo fare i contorni viola un po' più scuro perché così cavolo si vedono davvero poco. Cioè, come vedete, i riflessi dei glitter sono pazzeschi, veramente bellissimi. E, però sì, dannazione, il viola dovevo farlo un po' più scuro. Però davvero molto bella, ragazzi, mi piace tantissimo. Guardate che glitter, ne ho messi tre diversi, mischiati, e ne ho messi tantissimi. E sono bellissimi. Mi piace davvero un sacco, sì, veramente bella. Bene ragazzi, allora, queste erano le creazioni di oggi, i glitter di Elrisi, o come si pronuncia, non lo so, sono veramente meravigliosi ragazzi, forse per me li avrei comprati tipo tutti, ma sono migliaia, quindi non è il caso, e io spero davvero che il video vi sia piaciuto ragazzi, e noi ci vediamo presto con il prossimo, ciao!